dire. Tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi. Voglio di evadere che mi porta via. Lavoro troppo e non sono mai a casa mia. Accumulo stress, te l'ho detto, anche colpa mia. Se avessi fatto il corso di farmacia, a quest'ora avrei una laurea comunque sia. Dimmi quanti laureati hanno la garanzia di non finire lavapiatti in pizzeria. Piacere, mi chiamo Fibra, lei è la mamma. Lo sa che sua figlia a 16 anni è già una cagna e gira in classe con la pancia mezza nuda davanti a un professore che ha gli occhi di un barracuda. Il mio stipendio assomiglia a un'utopia. Voglio andare in vacanza, me ne vado in Tunisia o magari in Mar Rosso. Non dirmi che è vietato, sarò così sfigato da finire in mezzo a un attentato. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Quattro giorni a Canazei, neanche immagini le cose che potrei. Potrei spararmi un colpo in testa se mi sveglio una mattina di fianco a un gay. Potrei, potrei perdere la memoria se vedo la mia ex che si è fatta suora. Potrei demolire questa vecchia scuola, potrei allagarla con la carta stagnola. Potrei non avere compagnia per coperti milioni alla lotteria. Ma dimmi, tu ci credi alla lotteria? Lo conosci uno che ha vinto alla lotteria? Ho chiamato Vanna Marchi in segreteria per vedere quanti soldi mi vanno via. Ma cosa faccio? Denuncio alla polizia? Lo dica Striscia, lo vedi, questa è democrazia. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Hai visto una ragazza scendere dalla moto? Il secondo dopo è morta cadendo nel vuoto. Quel ragazzo che pensava le facesse per gioco, ma l'avviso di quel buco l'hanno messo un po' dopo. Giri in macchina, faccia sfatta, mentre guida il telefono metto la cravatta. 5 morti su 10 per guida distratta. Questa assurda statistica che ce l'ha fatta. Eppure questo camion tra un po' mi schiaccia. Non ho mica il Van Gogh, a chi dai la caccia? La senti questa voce, la vedi questa faccia? Io sono Fabri Fibra, cazzo straccia. Non voglio figli e i miei lo sanno, perché non mi fido più delle scuole che fanno. Questi tetti che crollano, ma dove vanno? Mica posso contare i bambini morti ogni anno. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. No, io devo, devo stare in questo momento, devo toccare qualcosa. Cosa? Fatemi toccare, fatemi toccare. Ma tu sei un uomo un po'. Sì, guarda, cazzo. Cioè, il cazzo è più grosso del mio. Radio ID Italia. Ascoltaci su www.iditalia.com. ID Italia, la radio degli italiani nel mondo. Italiani nel mondo, italiani in Polonia, italiani a Varsavia, insomma, e poi via discorrendo. Un buongiorno in questo inizio di settimana. Siamo arrivati al 3 di aprile, abbiamo superato tutte le stronzate del pesce d'aprile, che non so neanche sinceramente da dove prenda il proprio spunto. Sta di fatto che insomma, c'è questo giorno in cui è consentito dire una balla. Alcuni amici si sì, hanno postato: lascerò la Polonia. Sto per dire, vabbè, dai, non c'è problema, sopravviveremo anche a questo. Bene, 9.05, abbiamo pochissimo tempo perché abbiamo un contributo un po' più lungo quest'oggi. Buongiorno anche a Luca e a tutti coloro i quali ci seguono non solo tramite Spreaker ma anche tramite appunto questa finestrella di chat. Quest'oggi torniamo a trattare
Il tema non è recentissimo perché fa riferimento a un contributo di febbraio, però insomma potete tranquillamente dire la vostra su queste idiozie. In questo caso fu Licia Colò, non so se ve la ricordate, quel personaggio pubblico che si era dichiarato fondamentalmente sì, vegano, eccetera, eccetera, che aveva comprato, non so se i granchietti vivi dal supermercato e li ha liberati poi in mare. Grande gesto di, secondo lei, di libertà, che però insomma ha fatto incazzare persone un po' più con i piedi per terra, come per esempio il nostro amico di Ferrara. Commentiamo a margine il pareggio Napoli. Juventus, un chi se ne frega ce lo aggiungerei anche, tanto il campionato oramai era chiuso, diciamoci la verità, anzi la Juventus era addirittura in vantaggio. Quindi causa lavori in corso, anche per evitare i rumori che sentiamo dall'alto, vi proponiamo questo contributo un po' più lungo, ma interessante da ascoltare. Sì, i guanti, i granchi in quell'occasione. Fermi tutti, Vittorio Sgarbi in macchina, fermo lì, Vittorio! Ecco, Come stai? Come stai? beh, a proposito di questa vicenda, ti ricordi che quando ero assessore 10 anni fa a Che hai fatto? Milano accadde una cosa analoga, per cui una protesta dei Verdi indusse un magistrato che non sapeva che cazzo fare della sua inutile vita a sospendere uno spettacolo perché un grande regista argentino mangiava una ragosta in scena. Ah, come no? Allora, Certo, è come no? bloccato tutto. In prima pagina del giornale io andai da Vespa a mostrare il crostaceo lì. E dissi che bisognava allora chiudere tutti i ristoranti. Cioè, Sì. nel ristorante tu vedi la ragosta vivente, la ordini e da viva ti viene nel piatto. Siccome Ottimo. un ristorante è come un teatro, Sì. cuochi di rango che sono come attori che fanno il loro spettacolo, non si capisce perché in un ristorante può venire lo spettacolo della ragosta viva e a teatro no, perché No, ma si scusa, alza. ora io voglio dire una cosa. Licia Colò è andata in questo Carrefour a Roma e ha visto dei granchietti che si muovevano. Si è preoccupata, dice che bisogna, che è una cosa gravissima, che bisogna buttarli nel mare, non possono stare lì che si muovono. Ma la gente, quando vede il pesce, vuole vederlo vivo, che poi esala l'ultimo Beh, respiro, certo. Beh, è che... sempre stato così, il pesce Ma fresco vuol dire dai, su, quello, no? cioè tu sei Poi, emozionato rapido, dall'astice che si ecco, muove oppure no? hai usato la parola giusta, era proprio l'astice, quello che indusse il magistrato a Sì, sospendere lo certo, spettacolo. l'astice. La seconda giornata andai io, diedi ordine di farlo contro la volontà del magistrato. Non è capitato poi nulla, e non mi risulta che abbiano chiuso i ristoranti. Vero è che non si è accorto nessuno, per esempio, che sono morti 130.000 Sì, polli sì, a Teramo, sì. sotto la neve, nelle stalle e nei buoi. Ti ho sentito un po' troppo vicino agli Sì, animali sì. in questa occasione, ti No, sei voglio dire preoccupato? che se cominciamo a discutere di tutto, allora che gli animali. Allora dico, mentre per quelli nessuno si è preoccupato, ogni giorno si preoccupa ancora di meno quello che difende gli animali, che vengano uccisi milioni di polli, Sì, no, milioni di questo suini. sì, certo. Ma la cosa incredibile è che qualcuno fa carte bollate in tribunale per i granchi, per gli astici, per tutte queste cazzate qui. Lasciateci mangiare gli animali vivi. Ce ne sbattiamo i coglioni delle vostre fissazioni mentali. Perché questa gente qua non è che ama gli animali, sono dei pazzi scatenati. Cioè, che amano solo se stessi. Cioè, questo è il punto. Non gliene frega nulla degli animali. Non sono vicini agli animali. Amano solo perché magari ci guadagnano pure. Hanno le associazioni che prendono soldi pubblici. Soldi pubblici. E dunque devono per forza fare queste Ma battaglie. voglio Fermo dire, lì poi 30. l'astice non è Sì. un animale da compagnia che Ma puoi dai, portarti su, al l'astice, giardinetto e al su, ma guinzaglio, si può insomma, avere, si può avere l'astice. Poi a me empatia. non me ne frega niente, io non mangio i crostacei, per cui non mi interessa, però voglio dire, Ah, perché sei ebreo, è ma vero. sì, ma non mangio i crostacei, Vittorio, però. 30 secondi, torno, aspetta che c'è la pubblicità, aspetta. È con noi, grande ritorno alla Zanzara dopo un po' di tempo, Vittorio Sgarbi in macchina. Allora, c'è stata anche una discussione, Vittorio, Parenzo, incredibile ancora sulla televisione che fa la D'Urso. Cioè ancora in alcuni talk show si parla del caso D'Urso. È una schifezza o no la televisione che fa? Chi se ne fotte? Chi se ne frega? Viola qualche legge? Che cosa fa? No, È ma una, come dire, fa. Sfrutta i sentimenti, certo, fa la televisione dei sentimenti, porta la gente a piangere. Qual è il problema? Non è che la gente viene costretta con la pistola ad andare in televisione, è una follia questa cosa qua. La Parietti dice che la televisione dell'orrore. Vi faccio sentire Vittorio e David quello che dice la Parietti sulla D'Urso, la vabbè. televisione dell'orrore.
favore, ma dai! Sentiamo, vai, sentiamo. Non la vediamo mai nei salotti della D'Urso, come mai? Non siamo per niente in buoni rapporti perché ho parlato molto male del suo modo di fare televisione, che non approvo, anzi disapprovo, ve lo dico con tutto il cuore. Perché... francamente, ti dico... vedere quello per me è un po' lo scempio della dignità umana, no? Per cui io, siccome non ci riesco a mancare di rispetto alla dignità degli altri, io lo scempio della dignità umana. Vittorio, di qualcosa tu, ti prego, di qualcosa. Ero presente, era la trasmissione di Bernardini. Sì, sì. Si chiama sì, TV Talk, dai. TV Talk. Sì. Dai, scempio del... non hai reagito, reagisci qua a questa follia. Non ho reagito perché era un altro contesto, D'Urso... era un altro contesto, sì. No, ma in generale la D'Urso vuole terminare doppie reazioni. Questa qui che dice lei è la reazione di quella che dice, anzi, io non approvo, anzi disapprovo, ma chi se ne frega di quello che approva e disapprova? Parietti, era quasi comico, cioè disapprova quel cazzo che vuoi, ma non me ne frega un cazzo di quello che tu approvi e disapprovi. Sì, vabbè, quello... La questione era che io ho disapprovato, ho citato violentemente una volta la D'Urso con una litigata furibonda mandandola a cagare. Poi mi sono scusato con dei fiori perché... Vabbè, ma quello va bene, quello può succedere, dai. Per cui si può... No, no, dico, per cui... capisco benissimo che uno possa non amarla, però devo dire che mi ha fatto un certo effetto perché ha invitato 6 o 7 persone domenica scorsa, c'ero anch'io, per la questione dell'hotel Rigopiano. Sì, sì. E ha fatto parlare Alessio, il padre di quel ragazzo che sì, è morto, come no, che sì. Ha interrogato con una violenza come nessun PM poteva fare. Il sindaco si scusava, diceva l'abbraccio, no, non voglio il suo abbraccio. In realtà aveva ragione Alessio, ma faceva una pena incredibile quel sindaco che nella sua inerzia aveva mancato di fare alcune cose che potevano salvare la vita. E devo dire che è stata una trasmissione formidabile. Noi eravamo quasi inutili, sì, perché aveva 6 ospiti. Sì, ma è la verità. E il punto è che qualche volta può perfino riuscire a fare una comunicazione, cioè quella cosa che non l'ha fatta nessuno. Sì, ma quando la Parietti, esatto, bravo, quando la Parietti dice fa scempio della dignità umana, la Parietti no, lo dice, la Parietti, vabbè, che la c'è, Parietti, non vuol dire niente, dai su non ragazzi, ma ha fatto delle trasmissioni in cui chiaramente è una cosa importante, ma giustamente era anche mostrare il suo corpo, ma, e no, poi ma, si fa... ma come no, ma io ma dico, ma quella è una sua libera scelta, lei ma parlava capito, dei contenuti, ma poi parla della di scempio della dignità umana, dai, ma sì, su. Ma, quella, ma proprio tu però, ma alle volte dici dei hai dei paradossi assoluti, c'è uno che dispone del proprio corpo, ma fa benissimo, infatti ho detto che fa benissimo. Non c'è una contraddizione tra disporre del proprio corpo, come meglio vabbè, uno Vittorio, crede. Intervieni tu, per ma favore. No, perché... ma su questo mi dà la ragione. No, perché non c'è... sono discorsi... No, il fatto che quello che è il dato vero della D'Urso è che lei tra realtà e finzione non distingue. Quindi il suo è un teatro della vita. Anche la realtà tragica per lei diventa occasione per creare uno spettacolo del dolore. E questo può indignare alcuni. Però in quel caso lì era talmente corrispondente il vero e l'azione in cui questo diventava un PM e incalzava il povero sindaco, era perfino un'azione sadica di una violenza potente e meravigliosa, qualcosa che va benissimo nel cioè nostro secondo te la D'Urso è sadica, alla fine è sadica, credo che sia profondamente sadica. Sei profondamente, cioè con gli uomini per esempio è sadica, la vedi molto sadica. Sì. Ma è sadica in generale, cioè, cioè comanda, cioè dici un uomo è sottomesso a lei, cioè un uomo per esempio è sottomesso. Beh, questo potrebbe essere, se sì, potrebbe essere un rapporto, ma nella televisione lei evidenzia l'elemento negativo di cui si compiace che esista. Cioè, per esempio, perché non ha mai un fidanzato che si vede? Secondo me è appunto perché gli uomini un po' si spaventano di questo duo, di questo suo essere un po' maschile, no? Di questo suo essere un po'. Si spaventano anche del, diciamo, di quello che io anche per lei già immaginano ius ultime noctis. Cioè? Quello cui io sai che ho rinunciato lo ius primae noctis, che era un mio diritto naturale, sì, perché le ragazze ormai la danno così presto che è inutile perdere tempo. Allora ho inaugurato lo ius ultime noctis. Sì, sì, vuoi illustrare? Sì, esatto. E quindi lei si avvia ormai verso quel momento. Cioè tu la vuoi colpire, detto con massimo rispetto delle autorità civili, politica e militare, la vuoi colpire nel momento in cui proprio non c'ha più nessuno? Dovremmo fare così, sì. Vuoi fare così. Del nostro comitato. Senti, a proposito della Raggi, ma hai sentito che ha detto ho l'approvazione di Grillo e di Casaleggio? Ho l'approvazione. L'ho detto a Beppe. Lei dice solo quello, cioè qualunque cosa capiti. Sì, vado avanti perché ho sentito Grillo e Casaleggio. Sì. Ma come? Devi sentire i romani? Devi sentire i romani, non Grillo però, e Casaleggio. Tu lo sai che io ero un giorno con Parenzo. Sì. E abbiamo chiamato Grillo. È vero. E Grillo mi ha detto, cioè abbiamo la registrazione, possiamo farla anche sentire, certo. Io credo che lui possa benissimo
io l'abbiamo registrato apposta. Ho detto, guarda Vittorio, sì, va bene, noi dobbiamo difendere la Raggi, ma è una depensante. È una totale, prima che... È una depensante, depensante. Certo, certo. Una povera cretina depensante, la vorrei mollare, ma se la mollo casca tutto, perché... Quindi lui in fondo è malafede, ha inventato perfino la legge per cui per tutti vale l'essere indagati. Esatto, l'essere, sì. Meno che per lei. L'onestà, lei è una traffichina che è profondamente priva di onestà, perché l'assicurazione, il suo stipendio, quell'altro, il fratello, io pensavo fosse innocente, invece no. È una che sembra la vista Teresa, ma in realtà ha fatto delle cose che possono essere, sì, minori, delle cazzate, sono molto, dai, peggio di quelle di Marino, cioè sono proprio degli atti illegali, profondamente illegali, cioè la promozione di quello, ma sono enorme e lui lo sa. Io credo che possa mandare la registrazione, Parenzo. No, ma addirittura, cioè, ma questa qua è una cosa clamorosa, scusa, ci stai dicendo che Grillo ha detto una volta che la Raggi è una depensante. Ha detto, no, ma ha detto poco prima di fare il suo nuovo editto, no? Quello, sì, per cui loro sono innocenti, cioè tutti sono colpevoli. Io sono pregiudicato, ho fatto. E che cosa ti ha detto? La mia vicenda è una condanna per non aver preso lo stipendio. Quindi io lì corrono solo danari, quello prende di più, quell'altro prende lo stipendio più alto, viene assunto il fratello, quello va bene. Quello magari sarà. Ora, tutto questo lui, prima di fare, ha capito che se lei cade, perde Grillo. Come ha perso il PD con la caduta di... E qui ha detto che è una depensante. Tenerla in piedi come tenevano in piedi Brezhnev, con dei fili elettrici. Lei non è più viva, è un automa, no? La tengono viva perché è un'eroina, ha fatto 43 cose giuste, te ne sei accorto? Ma ha fatto solo 43 cazzate. A noi ha detto, Vittorio è una totale depensante, una cretina assoluta, è il modello perfetto per quello che io voglio al potere, però purtroppo e la deviata anche da Marra e dagli altri, non potevo controllare, lui vuole controllare e dominare questi depensanti, questi minus abentes, quelli che non hanno cervello. Hai visto quando balla perché vuol festeggiare come se fosse una ragazza che va alla discoteca, sì, di pomeriggio, sì, e ha i pantaloni tutti rotti, sì, il sindaco di Roma va in giro con i pantaloni rotti, è una cosa proprio, l'ha trovata apposta. Solo che è scappata di mano e lui per riprenderla finge che... Ma ce l'ha detto. Aspetta un attimo, aspetta che c'è la pubblicità, poi torniamo. Aspetta. No, ma loro sono dei consumatori, evidentemente. Sì, questa Carrefour saranno sono grandi aziende. E con noi Vittorio Sgarbi, in macchina. Vittorio, eccoci qua. Ecco qui. Allora, però, io andrei, resterei sulla questione Raggi. Appunto, dicevo, adesso bisogna che... io ho fatto registrare la conversazione che abbiamo fatto con Parenzi. È saltato tutto. Io non so quale conversazione, non mi ricordo nessun dettaglio. Questa te lo ricordi benissimo, solo che non la vuoi rendere nota. Mi incastra. Ti ha incastrato in una roba. Cioè, rigavatelo. Ma io non so niente. Perché Parenzo? Ma chi se ne frega? L'imbarazzo di Parenzo di fronte alla rivelazione sgarbiana no, sulla Raggi. Ma del merito, non è che mi ricordo il dettaglio. Ti ricordi benissimo, te lo dico io. Conoscendoti. Io non sapevo nulla di questa cosa qua. Per tenerti buono, Grillo, non vuoi rivelare questa cosa qua? Ma non mi pare di tenerti buono. Non ti conoscessi. Secondo me, ma perché mi tengo Vittorio, buono? Vittorio, sì. Allora, no, io ho sentito una cosa bellissima sull'onestà. Tu dici, meglio Craxi dei grillini, in sostanza, meglio Craxi dei grillini, posto che Craxi si possa e si però può anche. Craxi sappiamo poco perché non abbiamo ancora avuto la certezza di quello che ha rubato, secondo le teorie dei. Beh, si è portato, Pietro. Pare che si sia portato all'estero un po' di quattrini, secondo però lei. Non secondo... sono venuti mai fuori. Insomma. Comunque, in ogni caso, quello è un dato diverso. La onestà per un politico è l'ultimo dei requisiti perché è il primo per ogni cittadino. Ma un politico che millanti di essere onesto e non sappia fare assolutamente nulla è disonestissimo, cioè secondo te la Raggi è il massimo della disonestà? È il massimo della disonestà, non si può immaginare uno che sta lì da 8 mesi, prende lo stipendio, sì. Ti pare che abbia fatto qualcosa per Roma? Dice 43 cose, dicono 43 cose, sì, appunto, vuole sapere quali e come. Ora, in tutto questo la incapacità di avere una visione è esattamente la disonestà del politico. Il politico che non ha una sola idea e prende uno stipendio è un ladro. Quindi il dato è molto semplice. Poi il tema della corruzione è un tema parallelo, cioè tu hai un mondo in cui ci sono una quantità di affari giganteschi e all'epoca gli finanziamenti illeciti erano il modo per cui la politica
veniva pagata. Sì, vabbè, però riduciamo la questione a un paragone molto semplice. Cioè, tu dici meglio, che ne so, quelli condannati, i Cirino Pomicino di un grillino, meglio. Ma di un grillino, sai, il grillino in sé, ce ne sono, soprattutto quelli che sono andati via, bravissimi. Sono persone, lo stesso Pizzarotti è bravo, ha dimostrato di essere. No, però tu dici meglio della Raggi, meglio. Cioè, tu dici un politico che ha rubato, però ha fatto delle cose molto meglio della Raggi. Beh, ovviamente, no, perché lo so, la, il suo compito è di fare delle cose. Non è di rappresentarti inerte. No, a me, sì. a me fa impazzire la cosa della, che chiede sempre, come dire, l'approvazione. L'approvazione è una cosa. A Casaleggio, no, e a Grillo. Cioè, ho parlato tutto a posto. Ho parlato con Grillo e Casaleggio. Ma che cazzo c'entrano Grillo e Casaleggio con Roma? Non è che. È inaudito, sì. È cioè, non è che il sindaco, non è che Sala chiede l'approvazione, per quanto sia, come dire, in qualche modo il suo punto di riferimento fosse Renzi. Non è che dice ho chiesto l'approvazione. Ma figurati, oppure ma che ne so, tipo, lo stesso Nardella. Forse sì, forse Nardella ha un rapporto con Renzi, più stretto, però un altro sindaco non è ho chiesto mi hanno dato l'approvazione. Non puoi avere al potere un minore, lei è un minore, un minorato. Ah, tu dici un minore, cioè, un minorato. È un minore, cioè il minore è uno che non è in grado di agire se non subordinato. Però scusa, padrone, da questo punto di vista Ambrangiolini meglio, perché Ambrangiolini almeno, come dire, era maggiorenne. Era un accordo fra i due, però andava in una televisione privata. Tu hai una che viene eletta dai cittadini liberamente, va lì ed è a tal punto minorata che non fa un passo se non si consulta con il suo guru. È una cosa da setta molto bella, peggio della massoneria, peggio di tutto. Cioè, loro sono riusciti a mandare al governo una depensante assoluta, la quale non agisce con le proprie capacità. Però dicono meglio di quello che c'era prima, che mangiavano a destra a manca, cioè meglio di tutti, di tutto quanto, perché dicono quelli prima erano sicuramente peggio. Il ragionamento è questo, no? Quelli prima erano peggio, la mafia capitale, Ostia. Ma non c'era niente, quelli di prima erano Marino e poi Beltroni e Rutelli, che sono stati abbastanza anni. Alemanno? Alemanno, poverino, non aveva. Però non è che Alemanno dovesse rispondere a nessuno. Senti, uno può anche essere non in sé, però lo deve essere per sé. Se tu hai un altro, quindi è una forma, sai come si chiama, oltre al plagio, cioè lei è plagiata, dominata e plagiata, è una cosa, una forma di stregoneria. Se noi abbiamo una indemoniata che è sindaco di Roma, è il massimo, e dentro il suo demonio si chiama Grillo, e lei governa consultandosi con Grillo. Cioè basta che, quello spegni la luce, è finita. Cioè se quello dice basta, adesso basta, esco dal tuo corpo e tu ti dissolvi. Dal tuo blog. Ti dissolvi, cioè quasi affascinante questa cosa qua. Senti, ma secondo te che rapporto c'ha con questi qua che gli danno le polizze? Cioè un rapporto di tipo, che ne so, sexual? No, dicono di no. Rapporto di che genere? Con chi dici? Con questo Romeo, eccetera. Beh, vabbè, se uno, scusa una cosa, ma il rapporto può essere, se non un rapporto, diciamo, orale. Che c'è, che sarà orale o non sarà orale? È un rapporto orale! Ma che orale! Cioè lei, in sostanza, diventa la beneficiaria di un'assicurazione, che io non lo credo, che secondo me è un'assicurazione sulla vita di lei, è sulla vita di lui. Di lui. Se lui muore, i soldi vanno a lei. Bravo, è molto shakespeariano come il suo nome, peraltro, Romeo. È shakespeariano, bellissimo. Romeo dà tutto quello che ha a una che non è Giulietta. Ergo, lei è Giulietta. E cosa faceva Giulietta a Romeo? Che faceva? Che si apre la fascia. E che faceva? Niente, non faceva niente, perché una stava sul balcone e l'altro sotto. No? Si chiamano rapporti orali. Parlavano. Senti, molto. Ultima cosa, ma è vero che ti cambi di poco le mutande? In questo sono molto vicino a te, cioè sono molto. No, ho detto che. Beh, questa è bellissima. Si cambiasse tutti i giorni. Tu ti cambi le mutande quando vedi quel filettino di merda che abbiamo già commentato, per cui le mutande sono sporche, sono pulite, che te le devi cambiare. Bravo, sì, ma questo qua è fondamentale, ma scusa, Parenzo. Ma è semplicissimo. Ragazzi miei, non voglio entrare nel merito, ma posso dire di più. Dimmi di più. E anche Parenzo fa così, perché Parenzo, essendo avaro, no, ma assolutamente. Lui si toglie le mutande solo quando c'è quel filettino di merda. Ma va, figurate. Scusa, non ho capito, tu per quanti giorni te le porti le mutande, Vittorio? Spero di portare 2 giorni. Due giorni è poco. Sono pochi, appunto. Ho visto una volta, perché in realtà la vita itinerante di Vittorio lo porta spesso a cagare nei posti più impensabili. Una notte, a un certo punto, eravamo a Padova e è andato a casa di una persona che gli ha fatto vedere una casa, una mia amica, se non sbaglio. La quale, a un certo punto, lui ha visto la casa, però non gli fregava niente, doveva cagare.
e allora mi dai il cesso per favore che devo cagare, che è Vittorio che è caduto, maledetto, proprio nel più, sul momento più bello in cui voleva raccontare della merda, la vita vera, Vittorio che caga. Allora, grande ritorno alla Zanzara di Vittorio Sgarbi, che racconta quante volte si cambia le mutande. Intanto mi scrive Simone Di Stefano, che è un signore di Casa Pound, come voi sapete. Sì, come no, Simone Di Stefano. Sì, Simone Di Stefano mi scrive, io rendo pubblico questo messaggio che lui mi scrive, chiede un intervento del professor Sgarbi per salvare il busto di bronzo di Mussolini. Aspetta un attimo, che qui cosa... Busto di bronzo di Mussolini dove? Che si trova adesso, aspetta perché l'ho cancellato, appena visto Mussolini io subito ho cancellato ovviamente il messaggio. Cose fondamentali, scusa, busto di bronzo di Mussolini, adesso vi dico dove Simone Di Stefano, ecco, avevo cancellato Mussolini ma appena riscritto, eccolo qua. Vabbè, uno prova ad accennare un discorso culturale, il tuo collega parte con le mutande sporche. Vabbè, senza speranza. Chi è? Simone Di Stefano. Lui mi parla di discorso culturale a me, Simone Di Stefano di Casa Pound. Scritto l'intervento di Sgarbi per il busto di Mussolini a Bergamo, mi pare. Ma che cos'è sto busto? Figuriamoci, bisogna... Vittorio dice un signore che è il capo di Casa Pound, che bisogna proteggere, non so quale opera, un busto di Mussolini a Bergamo, non so che cazzo è. Certamente è capitato anche recentemente a Bolzano, siccome c'era un'immagine di un cavallo, vogliono mettere sotto un LED per dire nessuno deve essere nominato da nessun altro. Dico, ma chi cazzo sapeva che ci fosse? C'è la censura, una cosa, ma è ridicolo, è evidente l'esistenza. Allora in questo caso la minaccia di censura, forse a Bolzano si trova davanti a una esaltazione, cioè più tu sei davanti a una cosa minacciata, più senti che essa esiste. Quindi bisogna insistere sulla minaccia. Bisogna far sentire che non c'è tolleranza neanche per la morte. Ma perché? Che vogliono fare? Scusa, Davide, con questa... Non lo so, Davide sa tutto. Che cosa bisogna fare? Mi ha scritto, poi io ho visto Mussolini, subito ho cancellato il mio telefonino perché mi fa ribrezzo. Però sono a favore, anch'io, io reputo una stupidaggine. Non bisogna aver paura. Ma no, ma quando la Boldrini disse quella sciocchezza di togliere la scritta Dux, ma mi sembra la Boldrini che oggi ha detto l'altro giorno, che appartiene alla nostra storia. Ma ti pare che Sgarbi la Boldrini fa il presidente della Camera e Sgarbi non ha fatto il presidente della Camera? Ti pare normale una cosa del genere? Che la Boldrini fa il presidente della Camera e Vittorio non sta nemmeno in Parlamento? Ti pare normale una cosa di questo tipo? È un paese normale? È un paese normale? Non c'è dubbio. Che la Boldrini è un plurale maschile, deve chiamarla la Boldrina. Scusami. Ha detto come che. D'altra parte, da quando lei ha parlato, il fico si chiama la fica. Non è possibile che tu abbia il mero la mela, per la pera, l'arancio l'arancia e il fico, no, il fico la fica, come dice la Boldrini. Sì, però il fico, tu dici al femminile va declinato il fico, dici, no? È talmente evidente, non è che possiamo lasciare sia questa ingiustizia nella natura. Il fico, no, il fico, la fica, la fica. Dammi la fica. Sì. La mela e la pera. Alcuni dicono, la Boldrini stessa dice che c'è troppo odio su Facebook. Questo è vero. Io voglio fare, però, siccome la Boldrini dice questo, io voglio fare un'esaltazione dell'odio, ti giuro. Il diritto all'odio. Cioè, non è possibile che la Boldrini dice il problema maggiore è l'odio. Ma non è vero. L'odio c'è sempre stato. Sì, l'odio non puoi eliminare l'odio. È come voler eliminare l'acqua. È come voler eliminare il cielo. Dice, voglio eliminare l'odio, ma non ci sarebbe una società senza odio. Purtroppo nelle società c'è anche l'odio, come c'è la prostituzione, come c'è che cazzo ne so, tante altre cose. Ma vuoi non ci un esempio? Vuoi avere un esempio? Dimmi. Parenza odia il nazismo. Esatto, odi i fascisti, odi i nazisti. Beh, odio ciò che è contro la democrazia. Beh, vabbè, ma che vuol dire? Comunque esprimi odio, ma è normale che sia così. No, esprimo odio, esprimo il ribrezzo. Ma è una stupidaggine in natura, dice voglio il maggiore problema è l'odio. Ma che cazzo dici? L'odio esisterà sempre a prescindere da quello che pensa la Boldrini. È una puttana, voglio eliminare l'odio su Facebook. Però è anche vero che odiare la Boldrini è troppo. Cioè, è una concessione troppo alta. In fondo ha ragione lei. Non potete odiarvi, perché odiare una cosa che c'è così poco e che al limite dell'inesistenza è eccessivo. Cioè, la commissione sull'odio e il razzismo vuole fare. La commissione sull'odio e il razzismo. Ma di cosa stiamo parlando? La commissione parlamentare sull'odio, di cosa cazzo devono parlare? La commissione non serve a niente, basta che quando uno ti dice
ma muori cagna, devi essere stuprata, beh io quello lì lo denuncio immediatamente, ma scusami. Ma quella è un'altra cosa. Ma tu hai visto gli insulti e l'odio che le hanno vomitato addosso? Ma quello denunci quello... le persone, ma chi se ne frega? Certo, ma infatti, chi... Il presidente fatto. Della Camera non dovrebbe guardare quello che scrivono di lei su Facebook, se ne dovrebbe fottere di quello che scrivono di lei su Facebook. Se si mette a guardare Facebook è una cazzata persona, che serve solo a fare pubblicità, questo è il punto fondamentale. Siccome vive dell'odio degli altri, se gli altri non la odiassero, di che cosa parlerebbe la Boldrini? Di nulla. Dunque vive dell'odio degli altri. C'è tutta una contraddizione. Lei non vuole che ci sia odio, ma vive dell'odio. Non è male questa Sgarbi. Bravo, bravo. Vittorio, non è male questa. Sono... Buona, d'altra parte è anche vero che se c'è un rappresentante che non deve esprimere un parere proprio è chi rappresenta tutti i deputati. Perché sicuramente lei rappresenta anche Salvini, sì. Rappresenta anche la Lega. Sì, certo. Quindi il Presidente della Camera deve avere un'opinione interiormente convinta, non la può esprimere. Senti, senti una cosa, un'ultima cosa, i calzini invece quante volte te li cambi? I calzini, beh, fino a che non si sente quel fettore dei piedi che bravo, luce a pensare di cambiare, quindi il limite delle cose è questo. Sì, il limite delle cose senti il fettore vuol dire che sono pulito. Cioè anche una settimana li puoi tenere, dici, i calzini? Ma sì, i calzini non hanno... A me pare una porcheria, ragazzi, belli. E però le camicie? Le camicie? No, le camicie no. Le camicie abbiamo già detto che durano un giorno, due giorni. Insomma. Due giorni. Comunque i calzini fino a quando non senti il fettore, le mutande fino a quando non vedi diciamo il filetto di merda e le cagate che fai tu sono abbastanza frequenti, soprattutto... Sì, sono molto frequenti. E soprattutto ovunque tu sia, diciamo, dov'è il posto più incredibile dove hai cagato, diciamo? Una volta te la sei fatta addosso in macchina? Sì. Macchina no, mi fermo prima, insomma, cerco di trattenermi. Fino al momento io ho il problema che sono un uomo felice perché mi libero molto della merda. Cioè in che senso? Quindi sono un grande cacatore, io cacco anche 8-9 volte al giorno. No, come 8-9 volte al giorno? Puro, nobile così. Ma come poi tu caghi 8-9 volte al giorno? Cioè, sei un fenomeno quasi da studiare. Sì, un evacuatore, Sgarbi il grande cagatore. Cioè caghi ovunque. Cioè, per esempio, hai chiesto in qualche posto incredibile, in qualche casa anche nobiliare, in qualche casa particolare, devo cagare. Non c'è... Hai violato qualche bagno famoso? Violato qualche bagno? Quale bagno famoso hai violato? Il bagno famoso è come il bagno ignoto. Che ne so, al Quirinale, alla Presidenza del Consiglio. Sì. Dovunque. Cioè, hai cagato anche al Quirinale? Vabbè, quello che male c'è. Andavo a trovare Cossiga. Vabbè, allora, non mi pare niente di male quello. Ho cagato anche quello. Ciao Vittorio, devo chiudere purtroppo. Stasera mi è piaciuto molto. Ciao ragazzi, vai. Ciao, la intercettazione di Grillo. Ecco, questo è importante. Allora, Parenzo e Sgarbi hanno in mano una cosa che Parenzo non ha mai voluto rivelare. Questo lo diciamo anche perché mi stanno scrivendo. È praticamente un audio di Grillo. Parenzo deve tirarlo fuori. Chi cazzo ce l'ha sto audio? Tu, Parenzo, chi ce l'ha? Ce l'avrebbe Parenzo, dunque lo mettiamo in mezzo. In cui Grillo dice delle cose incredibili sulla Raggi. È una cretina, è una zanzara. Beh, no, c'è un solo tratto Grillo. Ma dai. Ciao. Questa è Radio Id Italia. Che pagina di radio, amici, 9:33. Veramente, concludiamo con il grande Benigni. A domani comunque, domani alle 9. E questo è lì. Del corpo sciolto, lo può cantare solo chi canta di molto. Se vi stupite la reazione strana, perché cancan soprattutto è cosa umana. Noi ci svegliamo e dalla mattina il corpo sogna sulla latrina, le membra posano in mezzo all'orto. E questo l'inno sì, del corpo sciolto. Ci han detto vili, brutti e schifosi, ma son soltanto degli stitici gelosi. Ma il corpo è lieto, lo sguardo è puro. Noi siamo quelli che han cancato di sicuro. Pulirsi il culo da gioie infinite, con foglie di zucca, di bietola o di vite. Quindi cancante, perché è dimostrato, ci si pulisce il culo dopo aver cancato. Evviva i cessi!
siamo benedetti, e viva i bagni, le toilette, sei gabinetti, e viva i campi da concimare, viva la merda, e chi ha voglia di cagare. E se parlo con demente, pretende un ignorante, mi levo la giacca e la cacca, gli fa il bello nostro che ci si incazza parecchio, ci si calma solo dopo averne fatto un secchio. La voglia reggere per una stagione, e con le merde puoi far la rivoluzione. Pupa, pieni di muda andremo a lavorare, poi tutto un tratto si fa quello che ci pare. E a chi ci dice, dice te, fai questo o quello, gli cogliamo addosso e lo copriamo fino al cervello. Non sono stato mai così giocondo, viva la merda che ricopre tutto il mondo. È un mondo libero, un mondo spacquerà, perché spillacquerà di qua e di là. Caccone, perdone, stronzone, puzzone, la merda che mi scappa ci spacca su di te. Un saluto speciale agli amici di Radio I d'Italia.